Costantini, non ce la fa, è ridotto uno schifo. È un'ora che giriamo a vuoto e qui non c'è neanche campo. Lo porto io, lì c'è una casa. Sembra non ci sia nessuno. Intanto vado a cercare medicinali e un telefono. Tu stai con lui. Sono sveglio. Io ti ho già vista. Come ti chiami? Alice Sperelli, sì. Eri l'ultimo caso di Canà. Noto che ti sei ripresa alla svelta. Tu... come sai di me? Fano. Settembre di un anno fa. In quei giorni ero io a occuparmi di te. Ironico, vero? Non mi ricordo di te. Com'è possibile? Eri in stato comatoso ed io aiutavo un mio collega a scoprire cosa ti aveva portato là, ma è andata male. Già, bravi che siete stati. Non c'erano elementi sufficienti, ma ora lascia che mi riprenda e vedrai che questa volta lo risolvo il caso. E quella? Cosa ti è successo? Avevo fatto seguire malatesta, ma la pista portava verso una trappola. Ci sono caduto come un dilettante. Ehi, tu! Ho sete! Dammi da bere! Ehi, di qua! Ai! Idiota! Dammi da bere! Bello! Bello! Bello!
Basta, idiota, vattene! La scrofa mancano ogni 21 giorni. Mancano 10 alla prossima monta. Sono l'ispettore Giovanni Costantini, dell'ufficio... L'ufficio di Pesaro, nato a Liverpool. Che cazzo ci faceva quella troia di tua madre a Liverpool? Proprio nella cassa di merda d'Inghilterra doveva andarti a cagare quella troia di tua madre? Mia madre è inglese. Povera Stella, era pelle e ossa. Il maschio aveva un bel pelo, ma la femmina ne prendeva su due. La prossima volta proviamo a invertirli. Quello nuovo sembra carico di seme. Dici che dovrei provarlo? No, il verra si arrabberebbe e ti monterebbe da tergo. Io non lo assaggio solo. Spendere parecchio con il commissario. Questa volta è capitato, Nocera. Gli ho promesso il primo taglio e così sarà. Piuttosto, ho sentito che le elezioni sono andate male questa volta. Male? Collaboratori da entrambe le parti. Ricordo che in democrazia si vince sempre. Ci vediamo tra un mese. Sarò con un presente per la signora. Calmati. Chi sei? Marco. Tu chi sei? Sono Giovanni. Come ti hanno preso? Ero a Cagli con la mia nonna, almeno per quella notte. Ci eravamo appartati in macchina quando ero sentiti arrivare. Sembravano grugniti. Poi ho sentito la macchina muoversi. Hanno rotto i finestrini e... eccomi qui. E lei? Che fine ha fatto? Non lo so, non mi ricordo neanche il suo nome. Girare tutto in gingheri a quel modo. Sto cercando un uomo corpulento, con la barba, sulla quarantina. L'ha per caso visto? Tutti i giorni, guardandomi allo specchio. Qui a San Cristoforo non vengono in tanti. Siamo allevatori. Soddisfiamo i gusti e i bisogni dei nostri clienti. È il vantaggio di avere l'uomo in cima alla catena alimentare. Anche se
in condizioni ottimali, sarebbero loro a gustare i nostri pezzi migliori. Loro chi, mi perdoni? Ma come chi? I maiali. Lei sarebbe così sicuro che senza la sua spocchia, la sua vanità, la sua pistola, riuscirebbe a dimostrare al mio verro più grasso che è lei il predatore? Dimostratemi, ispettore, dimostratemi che non dovrò vendere voi al mio prossimo cliente. Finiscila! Marco, guardami. Per uscirne dobbiamo rimanere concentrati. Ci sarà sicuramente qualcuno a casa tua che ti aspetta e che avrà già avvisato le autorità. Chi vuoi che venga a salvarmi? Sono qui per colpa di una puttana di cui nemmeno ricordo. E rimarrà anche l'ultima che mi sono scopata. Senti, ti devi calmare. La mia sopravvivenza dipende da te ora. Appena si presenta l'occasione, dovrai essere pronto. Ragioniamo. Qui hanno instaurato una strana forma di comunità primitiva. Sembrano rifarsi a un culto. Alludevano alla bestialità. Trattano gli esseri umani come merce. E sembrano desiderare solo la mortificazione della carne. Sembra... Cosa sono? Satanisti? No, no. È una sorta di differente eresia. C'è una spiritualità di fondo. Un tentativo di elevare l'anima. Ripenso ai carpocraziani. Carpocraziani? Chi? Di cosa stai parlando? 2000 anni fa circa, il filosofo Carpocrate fu ispiratore di una dottrina gnostica che predicava il superamento del ciclo continuo di reincarnazione dell'anima, tramutando ogni accadimento in esperienza. In pratica, erano convinti che il corpo non fosse opera di Dio, ma dei demoni, e solo tramite ogni sorta di peccato si potesse liberare lo spirito verso il divino. Come facciamo ad uscirne? Non vorrei mica chiedermi di secondarli. Dobbiamo solo illuderli. Quando sarà il momento giusto, lo deciderò io. E tu? Hai qualcuno che ti aspetta? Cammino solo. Chi mai vorrebbe camminare con me? Ehi, Marco! 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 Liberami. Ci andiamo di qui. Su. Bisogno di altri sacrifici. Non si fermeranno finché non avranno uno. Non troveranno altre vittime.
No! Accettare il loro compromesso. Sapevo che mi avrebbero liberato. Ora è uno di noi. Uno di noi. Siamo già da un mese. Sei sempre per il recinto. Dormi bene, domani ci servi forte e vigoroso.
when the life leave my heart.